E si sta bene da donna single in Norvegia? Benissimo. Allora, ben ritrovati sul mio canale. Vi presento Ana. Lei vive in Norvegia. E mi ha scritto perché mi ha trovata su Instagram. Anzi, in realtà ci siamo trovate prima in aeroporto a Oslo, una volta per caso. Poi lei mi ha, come dire, sorpassata in autostrada in Norvegia. Mi ha detto: Yara, guarda che sei dietro di me in macchina. Io sono rimasta così, l'avevo anche messo sulle stories di Instagram. E poi abbiamo detto: senti, troviamoci per un caffè in stile norvegese. E infatti ci siamo presi il beverone e ci stiamo facendo due chiacchiere. Lei mi stava raccontando di come si trova nella società norvegese. Lei è qua da diversi anni, viene dalla Romania e si è trasferita in Italia quando era piccola. Ed è stata tanti tanti anni in Italia. Lei si sente praticamente anche italiana, giusto? No! Che non gatto. So cosa mi sento! Ormai, lei ha detto, ormai non so cosa mi sento. Sono da un sacco di anni a Zingara, da un sacco di anni in Norvegia, da un sacco di anni in Italia. Vabbè, meglio così, anch'io non so cosa mi sento, ma chi se ne frega, noi ci sentiamo del mondo, ecco. Ti piace la Norvegia? Cioè, ti piace stare qua? Ci sono dei punti negativi e dei punti positivi, l'abbiamo capito. Per il lavoro sì, ovvio. Per società, niente. Sto qua solo per lavorare, vivere bene e poi andare sempre fuori, come ti avevo già detto. E quindi... Però mi dicevi, io ti ho detto appunto che una cosa bellissima è, secondo me, della Norvegia, che ci sono molte cose pubbliche gratuite. Sì, i parchi sì, giochi fantastici, servizi per i giovani, cioè tante piccole cose che fanno in modo che si stia bene qua, nonostante il clima, nonostante le difficoltà, soprattutto legate alla freddezza in generale, la freddezza delle persone e la freddezza climatica. Però tu dicevi, no, ma io in Norvegia sto bene. Perché? Per il lavoro, perché mi permette di avere una vita buona, un livello alto. Se ero in Italia non succedeva quello, No. Ovvio. Tu hai un lavoro stabile in Norvegia, guadagni relativamente bene, senza dire la cifra, ma guadagni relativamente bene. Che mi permette di vivere da sola, avere casa, macchina, viaggiare quando ne ho voglia e fare ciò che voglio. Puoi permetterti tutto quello che vuoi. C'è un tatuaggio bellissimo che hai sul braccio che è libera. Ti senti libera nel senso che tu sei sola in Norvegia e appunto con il tuo lavoro riesci a essere completamente autonoma e indipendente, giusto? Sì. È uno dei fattori positivi della Norvegia. Sì. Credi che il lavoro maschio e femmina, tra maschio e femmina, essendo diverse, le carriere, i salari? No, non credo, no. Penso che sia uguale. Hai mai avuto sensazioni di pericolo in quanto donna single? Mai. Una donna sola può venire in Norvegia tranquillamente? Certo. Deve sapere il norvegese. L'inglese per iniziare. E poi dopo il norvegese. Il norvegese, sì. È facile trovare lavoro nel campo della ristorazione oppure sì, no? Sì. Sì, a Oslo è più facile. A Oslo è più facile? Sì. Non c'è più concorrenza, però, più gente che arriva? Sì, però l'estate. L'estate è più facile. In inverno ci stanno più svedesi che vengono e lavorano già fissi. Perché a Oslo ci sono tanti svedesi che vengono a lavorare, soprattutto per l'estate, però anche tanti del sud Europa che vengono per l'estate. E in inverno ci sono più svedesi che hanno già il lavoro dall'estate. Okay. Loro comunque preferiscono, secondo me, esempio, se io cercassi lavoro a Oslo per l'estate, dopo l'estate rimane lo svedese, non rimane l'italiano, lo spagnolo. Preferiscono mantenere lo svedese che sa un po' la lingua, sa un po' la cultura e poi è scandinavo. Non sono razzisti, io non mi ho mai sentito... Io sempre ho avuto una botta di fortuna. Per non dire altro. La cosa che proprio non sopporti di vivere in Norvegia, me lo dicevi prima, che le persone non ti cagano, sì, sostanzialmente. Quello sì, le persone sì, quello sì, hai ragione. Quello è vero, è vero. I norvegesi, perché gli stranieri non so, è vero, cioè, tra gli stranieri c'è una cosa che si attira molto, molto più velocemente, i corpi si attraggono. È vero. Quello secondo me sì, perché io lo vedo anche in palestra, con una ragazza spagnola,
ci vediamo solo in palestra, però tutte le volte, come stai, tutto bene, così, e quindi parliamo in norvegese, però comunque è molto più facile, invece con quello sì, però non sono... Anch'io, sì, quando andavo a yoga, vabbè che c'erano di tutte le età, però quando andavo a yoga io il massimo che si faceva è buongiorno, hi, basta, poi... cioè neanche tipo... Vedevano che ero straniera, vedevano che parlavo con l'insegnante un po' in inglese e un po' in norvegese, ma nessuno è venuto a dire, ma cosa ci fai qua in Norvegia, ma di dove sei, ma... Nessuno, no, proprio, no, ti ignorano, no, completamente, sì, sì, sì. Ma loro non gli interessa. Non vogliono disturbare un po'. No, è vero, i norvegesi sono per la non ti disturbo, non ti chiedo niente perché così non ti disturbo, però a volte... Quelle due chiacchiere sono per noi italiani una questione anche di gentilezza, di, insomma, di essere benvenuti in un posto. Invece per loro, se tu gli parli, sei maleducato, il contrario di noi. Proprio il contrario, su questa cosa è proprio il contrario che in Italia. Adesso vi devo inquadrare sto tizio, aspettate. In Italia uno così non potrebbe andare in giro, lo rinchiuderebbero in qualche manicomio e dire ma come ti vesti? Altro che... Eccolo lì, tizio. No, poi per carità, con i bambini, li porta al parco, gli fa fare di tutto e di più, anzi, tanto di cappello, però... cappello pescatore, capito? Il cappello pescatore non si può vedere, Madonna. E tu dicevi, Anna, sì, che qui non hanno il senso della moda. No, non proprio loro se ne sbattono. Si può dire sbattono? Sbattono si può dire. Non se ne sbattono qualcos'altro? No, non si può. Sì, proprio loro non frega niente. Loro escono di casa così. Così. In pigiama, che per loro magari è casual. Casual la tuta, il pigiama. Infatti. No, è vero, no. Ma sai che anch'io l'ho notata questa cosa? Che sì. Sia le donne che gli uomini non sono molto cool nel vestirsi, sono molto sportivi. Una cosa che ho sentito dire, che in Norvegia la donna corteggia l'uomo. Lo sapevi? No. È vero. Cioè corteggia. Poi parliamo di quando sono ubriachi, fradici, vabbè. No, lì non corteggia niente. Qui non via, così. Lì non c'è spazio per il corteggiamento, diretto. No. È vero. Cioè, cosa, in Norvegia la donna corteggia l'uomo. 2018, la donna, se donna dice io voglio avere quel ragazzo lì, la donna norvegese ce l'ha. E quindi i ragazzi norvegesi non corteggiano. Non corteggiano. No. Aspettano. Esempio, sì. Come sono i ragazzi norvegesi? Cioè, dal punto di vista appunto sentimentale, sono un'altra. Chiudiamo un capitolo. Non sono mai stata con una ragazza norvegese. 100%. Ma avrei avuto amiche che hanno fidanzati norvegesi o mariti norvegesi. Cioè, com'è che si approccia un ragazzo norvegese? Non sono perché io lo voglia sapere. Quello che mi è stato detto. Che mi è stato detto, sì. Che sono brave. Però non lo so. Ah, potete immaginare cosa mi ha detto, Me l'hanno detto, che ok, devo fare un video su questa cosa. Le norvegesi sono... porche. No. Non sanno fare. Ah no? No, perché a me invece mi avevano detto che le norvegesi... Ma io per prima sono andata in due case e tutte e due le volte avevo avuto dei vicini, diciamo, rumorosi in certi momenti. Sì? Mamma, ma secondo mia, me non erano norvegesi. Secondo te... la questione dei divorzi, io ho saputo che ci sono molti divorzi. Sì. Secondo te perché? Perché le donne si sentono indipendenti e mandano a quel paese gli uomini a un certo punto? No, perché comunque quando non va più, non va più e non stanno a perdere tempo. Non esiste la questione del sacrificio per i figli, no, per la famiglia, sto insieme e perché... Secondo me è la cosa più sbagliata del mondo. Questo è vero. Stare insieme a una persona che poi fallo per i figli, no. Perché prima cosa vivi male tu e poi... Ancora prima cosa, i figli vivono malissimo. Secondo me, quando non va più, ognuno per i fatti suoi. Esatto. No, ma... No. C'è una percentuale altissima di divorzi in Norvegia. E poi divorziare è molto facile. Ah sì? Fai da casa. Ma che figata! Aspetta che compilo il modulo. Divorced. Sì. lo scarichi da internet, dal comune. E compili, bisogna avere... due testimoni
Ma scusa, poi devi andare in comune col tuo marito e... No, lo mandi se non hai figli. Se hai figli, secondo me, pure lì devi scrivere, non so per cosa dei figli, secondo me ti devi incontrare per... Però comunque scarichi il foglio, compili, due testimoni, firmi, lo mandi al filche mamma. All'ufficio del registro, sì, magari. Esatto. Mm. E poi lì ti mando un foglio a casa in quale dice per un anno siete separati, devi avere un altro domicilio e tutto, dovete essere separati. Dopo un anno, se non vi siete rimessi insieme, scarichi un altro foglio, compili e lo mandi e loro ti mandano. Cioè, sta finendo il video, abbiamo ancora pochi secondi. Comunque questa cosa è interessante. Va bene ragazzi, grazie di aver seguito anche questo video. Saluto e ringrazio Anna che ci ha lasciato la sua testimonianza. E ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, lasciateci un like e seguiteci anche su Instagram. Posso mettere il tuo indirizzo Instagram sotto? Ti interessa? Non ti interessa? Sì. Uguale. Metto il suo contatto Instagram e il mio qua sotto nell'info box, così poi ci potete seguire anche nelle stories. Ciao! Ciao.